Buongiorno, bentornati e benvenuti in un nuovo Vlogmas. Oggi sarà una giornata molto piena, ve lo dico. Non staremo a casa mia, ma andremo in un'altra casa. Però adesso è il momento della colazione. E logicamente mi mangio la mia tortina che ho fatto ieri di mele. Se non avete visto il Vlogmas di ieri, andatelo a vedere perché c'è questa super ricettina. E poi mi sto vedendo Futurama, chi se lo ricorda, ragazzi? È pazzesco. Sto editando il vlog e ci sto mettendo una vita perché praticamente ieri facendo l'albero ho appoggiato la macchinetta in vari posti per fare le riprese tipo quelle velocizzate. E ognuna di queste riprese dura comunque tanto, quindi ho messo tutti i file su Final Cut e mi veniva tipo un'ora e mezza, ho detto a calla. In realtà sto scremando, 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 anche perché tra poco devo uscire, è quasi mezzogiorno. Devo andare al centro commerciale a comprare delle cosine che mi servono. Sicuramente sarà pieno zeppo di gente perché è domenica 9 dicembre, quindi è peggio di settimana scorsa, però devo assolutamente passarci. Praticamente c'è Julie che mi sta inondando di messaggi, sembra proprio un rewind alla settimana scorsa in tutto e per tutto oggi, perché appunto farò il mio pigiamino party da casa di Julie come ogni domenica. Solo che loro invece, come ogni sabato, sono andate a ballare. Sapete che io non lo faccio perché non mi piace, oh, raga, non mi piace andare a ballare. Quindi a casa di Julie c'è la cugina Desiree. Mi hanno detto vieni, vieni, vieni. Ho detto no, ragazzi, guarda, ho da fare. Cerco di mantenermi a distanza. Mettete a posto tutto quanto e poi l'aria tornerà. Perché ogni volta sapete cosa fanno? Mi mettono in mezzo e poi chi è che va alla fine deve pulire tutto quanto, anche il loro casino? Perché a me piace mettere a posto. Io stavolta ho detto io arrivo dopo, con calma. Tanto dopo pranzo, quindi vado al centro commerciale, mi prenderò qualcosa da mangiare lì o torno a casa, adesso vedo. E poi vado diretta da Giulia. Qui c'è Wendy che oggi è proprio cotta. Nel mentre state vedendo il mio cestino, che praticamente è pieno solo di fazzoletti perché mi soffio il naso alla ripetizione. Allora, c'è stato un piccolissimo cambio di programma, nel senso che non dormo più a casa di Giulia. Ho preso questa decisione perché almeno sono un po' più tranquilla anche per domani. Tanto comunque stiamo insieme fino a tardi, quindi vale un po' la stessa cosa. Adesso mi sto facendo tipo una mega cipollona, perché vi ho detto nel vlog di ieri che mi dovevo lavare i capelli, ma non ho fatto in tempo. Mi rilaverò o stasera, dipende ancora d'ora, se no passiamo direttamente a domani. Un po' ho messo i bandi così, qua mi metto due forcine. Poi devo andare perché sono leggermente in ritardo. Sono al centro commerciale, come si prevedeva è un casino. Io con la mia bustina della spesa cercherò di comprare quello che mi serve. Ho fatto alla velocità della luce, fortunatamente le casse dove passo io, quelle dove fai da sola, erano tutte libere. Qui ho detto sì, Ave Maria, si è lodato il cielo. Ce l'ho fatta. Adesso ho chiamato il ristorante dove prendo di solito il sushi e mi sono fatta preparare un set da 8 i miei preferiti, così li vado a prendere. Poi ripasso a casa, posto la busta e vado da Julie. Sto correndo perché devo tornare appunto a casa, non solo per posare la spesa, ma anche perché ho messo il vlog a caricare e devo finire di impostare le ultime cosettine. Sushino preso, come vedete è piccolo piccolo. Il bello è che ero uscita con la sciarpa, con la pelliccia, fa caldo poi, infatti io mo sa che mi cambio. Io mi sono cambiata maglia, eccola, ho trovato questa di leggero al volo, l'ho presa. Giulia vuole farmi uscire perché le devo fare una foto per un marchio. Facciamo, raga, mi guarderanno male. Comunque sono in macchina a mangiare. Su Radio Italia ci sono i Pooh. Allora, raga, io forse non ve l'ho mai detto, ma a me piacciono un sacco. Cioè, ti giuro, ho riscoperto questa passione. Quindi mi sto ascoltando pensiero. Cioè, mi rilassa proprio, non lo so. Comunque, queste sono le condizioni. Sto mangiando un po' precariamente e mi sono presa. Ho preso questo col gambero fritto e l'avocado. Aspettando Julie davanti a casa sua. Visto che sono nel periodo X di noi donne, fame di dolci in continuazione. È una cosa incredibile. Moltissime volte gli ho chiesto la causa di questa cosa e mi avete anche spiegato il perché. Adesso non ve lo so rispiegare. Infatti prima al supermercato mi sono comprata lui, ragazzi, lo so, domani in palestra dovevo faticare, ma lo faccio perché c'ho troppa fame. E tra l'altro sono scioccatissima perché su Instagram, e ve ne ho già parlato, mi state tutti
infatti taggando nelle stories di Kylie. Praticamente si è fatta bionda col caschetto e in queste stories aveva anche gli occhiali, quindi mi state tipo tutti dicendo: sembri troppo tu, sembri troppo tu. Vi faccio vedere di quale stories parlo. Queste qua, e mi state tutti dicendo che le assomiglio. Ragazzi, magari grazie della fiducia, come vi ho già detto. Mi piacerebbe tanto, perché lei è una delle mie icone di stile prefe. Sarà pure passata sotto la mano del chirurgo tante di quelle volte, ma a me piace comunque. Quando una è fatta bene. Quindi niente, adesso mi mangio questa cosa e sto aspettando Julie, che in teoria dovrebbe arrivare a momenti, perché sono andate a mangiare. Quindi io attendo, anche perché dopo dobbiamo uscire, appunto perché le devo fare queste benedette foto. Guardate dove mi ha portato Julie per farle la foto, in questo posto pieno di foglie. Vuoi andare verso di là? Sì, dove di là ci sta anche l'albero? Sì. No, di là c'è proprio il ponte che ho girato in un balizzino. Ah sì? Che ho girato qua. Che sto cascata dentro la galleria nel filtro, ti ricordi? Ci sta Julie? Poi ci sono io, c'ho la maglia del pigiama. Infatti la gente mi guarda, mi dice: ma tu hai vista? Ragazzi, siamo tornati, siamo a casetta di Julix. Sì, è una pineta. E io ho cercato la cacca, raga. Cioè, siamo state a pulire la cacca dal mio hug. C'è un hug da 200 euro, che ora varrà di meno, perché ha schiacciato la cacca di un barbone. E il bello è che io sto con un piede sì e un piede no. Dai, metti il piede. Io lo odio, raga. Cioè, mi vuoi sposare? Sì. Più che Cenerentola, sì, questo piede è Anastasia, la sorella. Ma quindi stiamo un po' porcheggiando davanti al PC, vedendo le fotine di prima. Un po', giusto un po'. Questi sono i biscottini che mi aveva fatto la Queen Bee. Guardate, questo è il suo egocentrico. Sì, questi erano per te, guarda. Oh, infatti questo sai che ti dico, che è proprio pazzesco. Ma li ha mangiati gli altri belli, guarda. Li ho mangiati. Guarda questo quanto è bello. Brava. Con che l'hai fatti, col colorante, come si chiama? No, non stava lì. Ma come dire? Mi puoi chiedere con che l'ho fatto? Perché magari lo sapevi. Qui c'è la mia gretina. Ciao amore, tutto di bello. Oddio, questo è tutto cioccolato, sto amando. Vai. Comunque, io non vi dico nulla, perché non vi dico nulla. Giulia sta facendo. Ma questa stanza verrà leggermente rivoluzionata, esatto, per qualcosa che non vi diciamo ufficialmente, ma ve la stiamo dicendo in modo inufficiale. Diciamo che questa stanza diventerà non qualcosa più mia, ma nostra. Allora, buttiamola là. Eccola qua, nella sua umile dimora, con i suoi rotolini dietro. Ilaria! Allora, ma quanto ammorbidente ci hai messo? Amore, non è un ammorbidente, ma è il profumo per i panni. Questo qui lo vende Francesco da Cera due volte, mio fratello. Ok, che trovate a via? 20 euro. Via? Ma com'è? Siamo noti. A via Roma, mi pare. Costa 20 euro e qualcosa di pazzesco. Ne metti un tappino. Ma ammazza, senti che odore, infatti. E ti profuma tutta la casa, poche parole. Infatti sì. Quindi adesso ci fa la housewife della situazione. Okay. Vai, stendi i panni. Dodondodon, asciuga. Il sole, asciuga. Poi le lenzuola non puoi lavare. No, no, ho dovuto lavare le lenzuola, perché veniva la rompipalle a casa, che mi fa cambiare ogni volta che lei viene a dormire a casa mia. Devo cambiare le lenzuola, pure che l'ho cambiata il giorno prima. Vi pare normale? È fissata, è malata, è pazza, si porta al cuscino. Vedete, sono circondata dai miei aiutanti. Greta, ci stai? Benito, ci stai? Clovetista. Comunque Julix si è presa le mie Balenciaga. Cioè, non per dirvi niente, ma cercavo qualcuno che le volesse, perché io ho comprato l'altro numero. Queste qui sapevate che erano troppo grandi. E alla fine le ha comprate Julix. Cioè, ho fatto un super scontone. Quindi da oggi le vedrete a lei. Ti sai comprare le mie Balenciaga? No, mi piacciono però. Devo essere onesta, sennò. E sono? Pazzesche. Comode. No, sembra che stia in ciabatte. E più le porti e più è così, è davvero? Pazza. Quindi non vorrò più portare le mie Adidas. Probabile. Ma vedi che non voglio più Adidas, ma vorrò Balenciaga. Comunque, qui vi mostro un po' la sua postazione, make-up, che è un disastro. Infatti, scrivetemi qua sotto se vorreste vedere un super decluttering a casa di Julix. Sarebbe pazzesco metterle a posto tutta questa cosa. Che io già l'altro giorno sono venuta
aiuta. Le ho pulito i pennelli, che come vedete è durata 0,0. Momento tisanina, mentre che Giulia modifica le foto che ci siamo fatte prima. Quindi ci beviamo questo e poi sono quasi le... Sono le 7 qualcosa. Giulia sta facendo un'altra cosa da casalinga, prepara la mangiare ai cani. Ma così poi mi dicono che sono una vecchia, dai. Ma non è vero, lo sanno che fai vita loca. E che vita loca? Giusto con me è un po' calma. Affusa. Qui c'è Greta che invece aspetta il suo turno, la brava donnina. Poi mentre mangia il maschietto di casa, la bambina corre verso la sua è tutto programmato. Sa che deve mangiare lei. Quindi certo. 4 cucchiaiate. 4 cucchiaiate. Dove? Okay. 4 cucchiaiate di croccantini. Ecco qui. Guardate come sono piccoli, ma dove fanno impazzire? Questo so per te che sei una pappi. Che brava bimba. E dopo toccherà la più brava, è vero zieta. Sono tornata a casa con la mia baby, che ogni volta che torno da casa di Giulia non mi parla. Cioè non mi parla, aspettate, sembro pazza. Non mi si inciappette perché sento l'odore dei... Ben tre cani di Giulia. Quindi guardatela, sta qui che odora il giacchetto. Comunque, non mi avete visto cenare oggi, perché praticamente con Giulia ci siamo riempiti di quelle schifezzette che avete visto. E una cosa tira l'altra, sono le 10, non mi sembra il caso. Adesso mi lavo i capelli come vi avevo detto, quindi doccia, pigiama. E poi volevo mettere a posto queste robe che mi sono arrivate da Pupa nelle scorse 2 settimane. Sono un sacco di robette anche natalizie, quindi volevo mettere da parte alcune, cioè praticamente la maggior parte che non utilizzo. Ci sono anche un paio di set carini, vi do uno spoiler. E appunto volevo metterli da parte per il giveaway, quello che vorrei fare questo fine anno. Uno è il kit shiny, uno è il kit matte. E vedete come sono composti, c'è proprio una palettona. Visto che io non me ne faccio nulla, che ho una marea di roba, non le ho neanche aperte. E queste andranno poi a voi, quindi saranno l'inizio dei 2 premi divisi. Perché io volevo fare giveaway su YouTube, giveaway su Instagram. E appunto magari fare 3-4 premi su Instagram e 3-4 su YouTube. Adesso devo vedere come organizzarmi. Però piccolo spoiler, guardate quanta roba. Quindi adesso appunto vado a docciarmi. Ma prima, mi stavo quasi dimenticando anche oggi, di aprire la casellina del calendario. Ho già visto dai vari colleghini, che però guardate che carina è questa robina qui, che è un olio per le labbra. Io non l'ho mai provato onestamente. Questo qui si chiama Cranberry Mint, quindi dovrebbe essere un olio, penso, nutriente. Guardate che carino, c'è proprio l'applicatore. No, figata. Cioè tipo un burro cacao. No, così me lo metto subito in borsa. Io sono fissata. Ho acceso le mie lucette psicheleliche. E ho appena finito di asciugarmi i capelli. Volevo vedere una cosa sconvolgente. Cioè io sono seriamente sconvolta. Cioè io ho capelli mossi ricci. Li ho asciugati con, vabbè, un po' di spazzola. Cioè guardate, io vi ricordo che ho i capelli tutti decolorati, perché per averli bianchi sono pazzeschi. Ho usato le mie solite cose. Questa è la linea che utilizzo per lavare i capelli, ma mi piace un sacco l'odore, cioè davvero mi fa impazzire. Lo shampoo antigiallo invece è questo qui. Per chi ha i capelli biondi io consiglio sempre, perché appunto spegne il giallo. Ed è uno shampoo viola blu. Questo qui è della marca Tree Hair Care. Penso si trovi nei negozi di rifornimento parrucchiari. E mi sto trovando, devo dire, molto 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 bene. Lo utilizzo ad ogni lavaggio, io li lavo 1-2 volte a settimana. E direi che il risultato è ottimo. Ma ho usato lui, ragazzi. Novità assoluta di Hello Body Coco Fix olio per capelli. E vi dico già da ora che domani, per voi invece sarà oggi, quindi correte sul mio Instagram, ci sarà una super promo su questi nuovi prodotti di Hello Body, tra cui quest'olio. Quindi se volete dare un occhio andate, perché vi conviene. Se siete appassionati di queste cose di skin care barra skin body, insomma un po' di skin, andate. Detto ciò, sì, sono fatte, tempo di doccia e capelli, le 11, quindi io adesso mi metterò nel letto un po' col telefono e mi addormenterò. Detto ciò, come sempre, io spero questo vlog vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto. Vi mando un grosso 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 bacio. Grazie per seguirmi sempre tutti i giorni. Ci sono certe persone che io leggo tutti i giorni. E noi ci vediamo nel vlogmas di domani. Ciao.